Già, benvenute, Chelsea! Barbie zucchero filato, Honey! Sceriffo Semino! Ciao, Neo! Ciao anche a te, Sandy! Oh, allora anche voi conoscete gli unicorni! Unicorni? Perché andiamo matti per il gelato! A dire il vero, è perché i loro corni sono dei veri e propri coni gelato! Volete aiutarci a risolvere un mistero? Certo! Conta pure su di noi! Saltate su, vi diamo un passaggio! E magari anche un bel gelato! Eccoci, questa è casa nostra! O almeno lo era, finché qualcuno non ha iniziato a mangiucchiarla! Segni di denti! Credevo facessi io lo sceriffo oggi! Pensavo che stessi vendendo le tue granite! Oh, il mio carrettino! Volete una granita? Cosa crede sia successo, sceriffo Semino? Qualcuno sta mordicchiando questo fienile e penso anche di sapere chi sia. Un fragonorso! Sì, esattamente! Avevo ragione! Sapete che non dovreste mangiucchiare le case altrui? Sì, ci dispiace. Credevamo non vivesse nessuno in questo fienile. Cosa? Questa è casa nostra! In effetti, quella liquirizia è molto secca. Potrebbe sbriciolarsi. Oh, dobbiamo aggiustarla, amico. Come possiamo aiutarvi? Purtroppo, credo che ormai non ci sia più nulla da fare. Costruiremo un nuovo fienile! Caspita! I fragonorsi hanno fatto veramente molto in fretta! Spero non troppo in fretta! Ecco che arriva il cioccolato fondente con mandorle salate! Finestra, doppio vetro di zucchero caramellato in discesa! Allora, che ve ne pare? Non ho avuto il tempo di pensare, sta succedendo tutto così in fretta! Io ancora non vedo la liquirizia rossa! Perché non la useremo! Fuori il vecchio, dentro il nuovo! Riguardo il nuovo fienile, avete per caso fatto un disegno dell'aspetto che avrà una volta finito? Non c'è tempo! Abbiamo troppo lavoro da fare! Magari dovremmo fare un progetto! Nah, è meglio idearlo mentre lo costruiamo! Oh, mi è appena venuta un'idea! Torrette di caramelle mu! Ancora qualche passo? Vi piacerà molto? Ok, aprite gli occhi! Oh, ma è davvero... è bello! È bello, sì! Insomma... Prego, signori, entrate nel vostro nuovo palazzo! Fatto di solidi muri di cioccolato! E pavimenti di caramello! Sono un tantino... appiccicosi! Che c'è? Non vi piace? In realtà, quello che volevamo era soltanto... Beh, ahi! Ma che mi è appena caduto del gelato sul corno, cioè cono! I muri si stanno sciogliendo! Forse avremmo dovuto pensarci meglio. Il cioccolato si scioglie al sole. Questa è scienza. Avremmo dovuto fare le cose con più calma, magari facendo un progetto. Quello che volevo dire prima che il fienile crollasse era che a noi non serviva un palazzo. Insomma, in realtà a noi non interessa un nuovo fienile. Perché volete riavere quello vecchio, è così? Sì! Metteremo la liquirizia rossa del vecchio fienile qui! E dei vecchi lecca-lecca qui! Sapete? Non mi dispiacerebbe una torretta! Torretta fatto! Useremo un cono gelato! Sono molto utili! E inoltre quelle scale erano davvero molto carine! Scale segnato! Credo di aver visto dei salatini alla discarica che fanno al caso nostro! Thank you.
Chelsea, arrivi giusto in tempo. Le principesse stanno costruendo i loro aquiloni. Per la notte luminosa. Degli aquiloni volanti. Della baia dell'arcobaleno. È stanotte! Aquiloni nella baia dell'arcobaleno? Scommetto che saranno i migliori di sempre. Barbie, ti va di farne uno insieme? Certo! Stavo pensando di fare una scultura di nuvole a forma di sirena. E potremmo fare i capelli con un arcobaleno! Cosa c'è, Honey? Oh! Sono io, il principe Notto! E il mio super spettacolare, extra stravagante aquilone! Che ne pensate? Molto... Attenti! Scusa? Notto! No! Il mio aquilone! Oh, no! Mi dispiace tanto, Notto. Anche a me. Ci ho lavorato per così tanto tempo! E adesso è rovinato! Possiamo aiutarti a ricostruirlo, vero, Barbie? Certo! È a questo che servono gli amici, giusto? Davvero? Sarebbe bellissimo! Ho l'elenco dei materiali proprio qui con me! Lunghissimo. Allora sarà meglio iniziare. Settimo oggetto, fiocchi di polvere d'oro. Queste nuvole sembrano un trampolino. Li stai prendendo, Barbie? Sì, sono abbastanza, Notto. Quasi, solo qualche migliaio ancora. Non importa, sono abbastanza. Qual è il prossimo del tuo elenco? Niente di troppo difficile. Ma dovrete andare sott'acqua. Lo sai cosa significa? È l'ora delle code da sirena! Ti piace essere una sirena? Ma dobbiamo tornare indietro per costruire il nostro aquilone. Notto, sono abbastanza? Oh, sì! Proprio quello che mi serve! Bene, quindi possiamo tornare. Assolutamente! Subito dopo aver raccolto l'ultimo oggetto. Alghe verdi e a foglia larga, non appuntite. Io farò il supervisore da laggiù. Aiutare Notto sta portando via più tempo di quello che pensavo. Lo so, ma ha detto che questo era l'ultimo oggetto, quindi... Quasi dimenticavo! Nebbia nebbiosa! Grazie per avermelo ricordato. Ma non l'abbiamo fatto. Ah, ecco il tocco finale! Questo è anche meglio del primo aquilone. È bellissimo, Notto. Ed è unico nel suo genere. Quell'aquilone è molto divertente e io sono un'esperta del divertimento. Ottimo lavoro, Notto! Un gioco da ragazzi, una cosetta. Che ne pensi, Nim? Hai mai visto qualcosa di così fantastico prima d'ora? Salute, Nim! Sembra che Nim abbia il raffreddore. Non il raffreddore, principessa, è solo un po' di allergia agli aquiloni. Tieniti forte! Guardate! Ci penso io! Sono qui, Honey! Mi dispiace! Honey va verso il palazzo arcobaleno! Dobbiamo aiutarla subito! Salta su! Ognuna su un arcobaleno! Salveremo Honey! Vai, Regina Barbie arcobaleno! Guardate! L'aquilone di notte è quasi arrivato al palazzo! Ci sono! L'ha presa! Quasi il fatto che non abbiamo costruito il nostro aquilone. Ehi, ragazze, aspettate! È quello il tuo aquilone? È quello che ne resta. Alcune parti vanno ancora bene. Ma non abbiamo tempo per costruirlo di nuovo. Stavo pensando, potremmo costruirne un altro da zero. Notto? Non per me! Per voi! Mi sono reso conto che ho preso troppo del vostro tempo. E non avete avuto la possibilità di fare il vostro aquilone.
Ma noi volevamo aiutarti. Solo non per tutto il giorno. Non sarà esattamente come lo avevate immaginato, ma sarà comunque divertente, giusto? Certo, vediamo cosa possiamo fare. Attenzione! La notte luminosa degli aquiloni volanti della baia dell'arcobaleno sta per iniziare! Salute, Im! Che bello! Guardate come voi belli! Pietra magica della corona, e se non la ritrovo per la cerimonia di questa sera, il regno dell'arcobaleno perderà tutti i colori e sarebbe un disastro grigio senza alcun colore. Niente paura, principessa, la cercheremo insieme a te. Comincia a dirmi tutti i posti dove sei stata oggi. Ok, fammi pensare bene. Ho fatto colazione nella cucina arcobaleno, ho pattinato sulla pista dell'arcobaleno. Oh, Chelsea, sei un vero genio! Dunque, cerchiamo una pietra rosa brillante di queste dimensioni e che... Scusa, ma non vedo l'ora di fare un tuffo nel Mar Chelsea. Una volta in quelle acque magiche, quanti pesci arcobaleno! Bene, allora che cosa aspettiamo? Mi piace tanto fare la sirena. Si può parlare sott'acqua e poi... Oh! Scusate, salve! Non volevamo interrompervi, ma... noi stiamo cercando una pietra rosa. Vi aiutiamo noi! Siamo bravi a trovare qualunque cosa! Visto? Se ci danno tutti una mano, troveremo la pietra in pochi secondi. Dove sono? Di notte cambiamo, contiamo colori, non in bianco e verde. Aspettateci, dai! Mi spiace, principessa, ma ho la sensazione che dovremmo continuare a cercare. Sì, lo so, hai ragione. Lo so io dove andare. Qui. Wow! Hai fatto apparire un otto volante arcobaleno! Proprio così. Lo faccio tutti i giorni. Mi piacciono tanto gli otto volanti. Ci vorrà un po' per trovare la pietra. Ma no, sarà sufficiente lavorare insieme, come una squadra. Qualcuno ha detto squadra. Noi siamo una squadra. Anche se tutte abbiamo poteri diversi. Che dipendono dal colore. Si sta facendo buio. Se non trovo la pietra rosa al più presto, il regno perderà tutti i suoi colori. È la pietra che controlla i colori del regno, non è così? Ti conviene andare a cercarla subito? Sei riuscita a far apparire anche l'addetto all'otto volante? Credo che sia apparso da solo. Mi sembra che abbia un aspetto familiare. Basta con le chiacchiere, si parte! Ferma la corsa! Lo sapevo che eri tu! Questa storia non mi piace. Sì, è così, sono proprio io, il principe di notte. Non osare avvicinarti a quella pietra rosa, Chelsea. È mia! No! Chelsea, mi avete sentita cantare? Oh, sì! E mi ha fatto sentire così felice! Ciao a tutte! Barbie, Regina Arcobaleno! Principessa Arcobaleno,
Jessie, che tempismo perfetto! Sto organizzando un concerto reale per il Consiglio delle Nuvole e vorrei aggiungere qualcosa per il gran finale. Qualcosa di davvero speciale. Non aggiungere altro. Chelsea è perfetta per il gran finale. Ottima idea, principessa Arancione. Che ne pensi, Chelsea? Io? So che a te piace cantare. Sì, forse potrai farlo. Voi canterete con me? Oh, no! Noi balleremo. Barbie Regina Arcobaleno ci ha insegnato alcuni passi ispirati alle nuvole. Guarda! E... 5, 6, 7, 8! Ta-da! Forse dovreste esercitarvi ancora. Ora capisci perché ci servi per il gran finale, Chelsea? Sì, anche se... Eccomi qui, sono il principe Notto! Siete pronte a rimanere incantate dalla mia esibizione al concerto reale? Ciao, Notto! Ti esibirai anche tu? Ma certo, perché non dovrei? Vi presento la mia ultimissima invenzione, la Notto Band! Ti esibirai dopo le principesse e prima di Chelsea. Ok, devo andare a controllare il palco. Sarà uno spettacolo fantastico. Stanotte nascerà una grande stella della musica! Parla di me! Ci vediamo più tardi! Qualcosa non va, Chelsea? Credo di essere un po' nervosa. Non sono sicura di saper cantare davanti a così tanta gente. Forse i pesci canterini sapranno darti un consiglio. Ma certo! Loro cantano di fronte a chiunque. Blu e viola, porteremo Chelsea dai pesci canterini. Rossa, verde, gialla e rosa, ci rivediamo dopo a palazzo. Pesci canterini, la nostra amica Chelsea ha una domanda per voi. Ciao, mi chiedevo se aveste qualche consiglio per cantare su un palcoscenico di fronte a tantissime persone. Tu canta come se fossi sola, canta con passione, come se... Dani! Oh no, non avevano finito. Canta con passione come se cosa? La tua voce fosse un'aiuola. Non credo che fosse quello che volevano dire. Ma vi ringrazio per aver cercato di aiutarmi. Beh, di sicuro hanno detto canta come se fossi sola. Questo sembra un buon consiglio. Ha ragione. È vero. Ma sono sicura di sapere come fare. Puoi farcela, Chelsea. Ora dobbiamo andare a provare il nostro balletto. Ciao, ciao Chelsea! Honey, devo dire la verità a Barbie. Non credo di essere pronta per questo. Sono contenta che tu sia nello spettacolo. La tua voce riempirà le nuvole di gioia. Tu lo pensi veramente? Ho mai sbagliato? Non rispondere. Certo che lo penso. Quindi sta tranquilla, Chelsea. Riesci! Brave! Sono state brave. Ok, ora tocca a Notto. Preparati, sei la prossima. Sì, ma... Barbie! Fate un applauso alle giovani principesse arcobaleno! E ora... una musica che di certo solleticherà i vostri timpani. Il principe Notto e la sua personale Notto Band. Grazie Barbie Regina Arcobaleno. Consiglio delle nuvole, preparatevi a essere stupiti. Notto, va tutto bene? L'ho fatto di proposito. Meglio così. Bene, ok, allora adesso è il momento del gran finale. Oh, fantastico! Viva, oh, che bello! Sei pronta, Chelsea? Mi dispiace, Barbie. Non credo di poterlo fare. Voglio dire, e se a loro non piacesse come canto? Chelsea, non ti preoccupare di piacere a loro. Pensa solo a divertirti. Ti piace cantare? Più di qualsiasi altra cosa. Allora è solo questo che devi fare. L'unica persona che devi rendere felice. Va là fuori e canta con il cuore. Canta forte e con passione, come se fossi sola sul palcoscenico. I sing my song all day long to anyone who listen to me. And if you'd like to sing along, I sure would like the company. It's a simple tune, hard to ruin, and there's a part for everyone. You'll be glad that you got in on the fun. Everybody sing it! Sing, 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 the sing-along, my sing-along song. Sing, 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 my sing-along.
bellissima canzone! Che passione! Oh!